e militare. Dal punto di vista politico e militare, la Guerra Fredda viene impostata dall'Unione Sovietica attraverso il Cominform, una ripresa in tono minore della Terza Internazionale, cioè quindi non è proprio la Terza Internazionale. Al Cominform aderiscono tutti i paesi dell'Est che sono diventati comunisti. Quali sono i paesi che sono diventati comunisti? Bulgaria, Ungheria, Romania, poi dal 49 la Germania dell'Est, la Cina dal 49 che però è in contrapposizione all'Unione Sovietica, dal 61 Cuba, quindi tutti quei paesi che fanno parte della sfera sovietica entrano con dei loro rappresentanti dentro il Cominform, poi anche la Cecoslovacchia, e anche i partiti comunisti, tra cui il Partito Comunista Italiano, che ancora vedono il modello sovietico come punto di riferimento, e da lì si gestisce la politica, no? Stalin dimostra più volte che non esiste una libertà all'interno della sfera sovietica. Il titoismo, ora vi dico cos'è, la politica di Tito, viene considerata eretica. Non si può entrare nella Terza Internazionale, nel Cominform, scusate, se si segue una linea politica simile a quella di Tito. Qual è stata la linea politica di Tito? Tito ha detto: io sono comunista, sono il capo del governo in Jugoslavia, la Jugoslavia non segue le indicazioni di Mosca. Noi siamo un paese libero, siamo liberamente comunisti. Stalin mette proprio Tito fuori dalle possibilità. Tito è un nemico del popolo, Tito è un venduto al capitalismo, perché comunque se vuoi stare dentro la sfera comunista devi seguire i dettami di Mosca. Quello che succede in Jugoslavia, scusate, in Cecoslovacchia dopo la guerra. In Cecoslovacchia dopo la guerra, il presidente della Repubblica Beneš fa cadere il governo Gottwald. Allora, vediamo com'è la situazione. Il presidente della Repubblica non era comunista, no? Gottwald era comunista, voluto dall'Unione Sovietica, e Gottwald in Cecoslovacchia era a capo, state attenti, di un governo di coalizione. Cosa vuol dire governo di coalizione? Un governo dove ci sono i comunisti, ma ci sono anche i gruppi democratici che hanno sconfitto il nazismo. Beneš, presidente della Repubblica, fa un'operazione un po' avventurosa. Lui dice cosa fa? Toglie il governo a Gottwald, comunista, per darlo a una coalizione moderata, perché lui fa il conto: se io faccio uscire dall'alleanza con i comunisti moderati e li faccio alleare con il centrodestra, chiaro, loro hanno la maggioranza in Parlamento, e siccome il sistema che abbiamo scelto è parlamentare, io faccio un governo legittimo anticomunista. I sovietici arrivano con i carri armati e dicono: guarda, forse scherzavi, e rimettono Gottwald. Quindi vuol dire che non c'è una libertà di scelta da parte del popolo. Dal punto di vista politico, gli Stati Uniti controllano tutto l'Occidente, controllano l'America Latina, Inghilterra, Francia, anche se la Francia è un pochino distante dalle posizioni degli Stati Uniti, e la controllano come? Dando soldi, dando economia e dando garanzie difensive. Le basi militari, è vero che servivano agli Stati Uniti, ma erano anche garanzie difensive. E gli Stati Uniti inventano l'alleanza del 49, che doveva essere il patto atlantico, che poi diventerà il patto del Nord Atlantico, dove entrano tutti questi paesi occidentali, e la NATO, patto del Nord Atlantico, la NATO è fra 49 e 50 una alleanza militare anticomunista. Ora io mi domando: com'è possibile che ancora la NATO sia così forte se nasce da una visione anticomunista oggi che il comunismo non c'è più? Quindi quando sentiamo intervento della NATO, ma contro chi? Contro di me, sono rimasto solo. Cioè,
Contro chi li fa gli interventi la NATO, se la sua funzione è anticomunista? No, la NATO, nell'ottica degli Stati Uniti, dopo la fine della Guerra Fredda, ha sostituito l'ONU. È la NATO perché nell'ONU c'è il diritto di veto, quindi non sei libero di intervenire come vuoi, invece con la NATO sì. Ovviamente la risposta dell'Unione Sovietica è creare un'alleanza militare all'interno dei paesi comunisti, e questa alleanza militare sarà nel 55, dopo la morte di Stalin, ha soltanto programmata il patto di Varsavia, fatto in Polonia, e quindi poi sarà lo scioglimento del patto di Varsavia a definire la fine della Guerra Fredda. Chi ha spiegato meglio di tutti in un discorso nel 1946 negli Stati Uniti cos'è la Guerra Fredda è stato Churchill, che usa proprio che da Stettino sul Baltico a Fulton negli Stati Uniti è scesa una cortina di ferro che divide il mondo in due blocchi. Cioè sono due blocchi che non sono in grado di collaborare l'uno con l'altro, e l'unica cosa che possono fare è evitare di fare la guerra, perché la guerra sarebbe disastrosa per entrambi. Questo, diciamo, è l'impianto politico ed economico se è detto prima, della Guerra Fredda. Ora poi vedremo le varie fasi della Guerra Fredda. Soluzione e non soluzione del caso tedesco. Non si riesce a trovare una soluzione, non si riesce a venirne a capo. Cosa fanno allora l'Unione Sovietica, che vuole la Germania? Siccome la Germania era divisa in quattro zone, la zona est era toccata all'Unione Sovietica, ve lo ricordate? Però all'interno della zona est che cosa c'è? Quale città c'è? Berlino. Quindi cosa dicono i russi? Berlino tocca a noi. Dicono no, Berlino è troppo importante, non può toccare soltanto a russi. Allora anche Berlino viene diviso in quattro. No? Quindi è come le matrioska, una divisione nella divisione. Cosa fanno i russi? Dicono va bene, volete Berlino divisa. Noi impediamo che arrivino i rifornimenti, perché noi tanto Berlino è dentro la nostra zona, quindi non potete passare, non vi si fa passare, non potete portare rifornimenti. Allora Francia, Inghilterra e Stati Uniti uniscono le loro zone, diventano una zona unica, una di qui e una di là, e faranno un grande ponte aereo su Berlino per mandare rifornimenti. A quel punto l'Unione Sovietica è costretta a cedere, è vero che il ponte aereo non poteva durare più di tanto, ma era una situazione surreale, e viene deciso che quella divisione che era nata per caso diventerà la divisione. Da una parte avremo la RFT, Repubblica Federale Tedesca Occidentale con capitale Bonn, che entra nella sfera capitalistica, dall'altra abbiamo la Repubblica Democratico Popolare Tedesca, DDR, che sarà la parte est, la parte comunista, che avrà come capitale Pankow, che è un quartiere di Berlino, perché ovviamente non si poteva scegliere Berlino. Quindi abbiamo diviso la Germania in due zone, che sono due zone, attenti, non è più come la Confederazione Tedesca erano divisi. Qui sono due zone, una contro l'altra. Una è nella NATO e una è nel patto di Varsavia. Ah, silenzio, precisazione, non era da Fulton a Stettino sul Baltico, ma da Stettino sul Baltico a Trieste sull'Adriatico è scesa una cortina di ferro che ha diviso il mondo in due blocchi. Precisazione, perché c'era un errore un minuto precedente. Fatto. Non ha ripreso nulla. Allora, la situazione della divisione della Germania così è una divisione assurda, ovviamente ognuno dà la colpa all'altro, e chi viveva a Berlino Est vedeva continuamente luci sfavillanti, situazioni attraenti che lui non poteva avere. Chi viveva a Berlino Ovest veniva fomentato un odio anticomunista, ma voi dovete proprio tener conto di questo fatto. Pensatevi, lì sei divisa a Livorno, per cui a un certo punto te da Via Grande non puoi più andare sul mare, e perché lì c'è un blocco, sono due mondi diversi, uno è un mondo capitalista, uno è un mondo comunista, e questi due mondi diversi sono proprio in una dimensione completamente diversa. Quindi ci può essere un padre che ha comprato la casa al figlio a Antignano e poi lo può più vedere.
perché il figlio è entrato nella sfera comunista e il padre nella sfera capitalistica. Quindi divisioni anche drammatiche e due Germanie diverse. Pensate alla fatica che la Germania ha fatto per unificarsi, ma qui non si tratta più nemmeno di tornare a prima quando c'era la Confederazione Tedesca. La Confederazione Tedesca almeno erano stati che dialogavano tra loro. Qui sono proprio due mondi diversi, no? La RFT, la Repubblica Capitalista governata da partiti filocapitalisti, la DDR che è uno dei punti più duri del comunismo, sarà famosissima la Stasi è la polizia segreta politica della DDR, che perché la polizia segreta è molto importante, perché per chi vive in Germania Est, scappare in Germania Ovest è molto più facile che da uno da Mosca, eccetera. Quindi venivano messe delle stazioni radio in tutti i condomini e c'era questi ufficiali della Stasi che te non sapevi chi erano, no? Magari era un insegnante che però era ufficiale della Stasi, che appena coglieva un discorso storto ti veniva a controllare e poi al limite ti metteva in carcere. Quindi c'era questo grande controllo. C'è un bellissimo film, La vita degli altri, che parla appunto di questa agente della Stasi che vive in una mansarda in un condominio e controlla tutte le telefonate, tutte le questioni e ovviamente la DDR deve diventare un punto nevralgico, non deve essere una nazione come le altre per i russi, deve essere proprio la dimostrazione che i nostri tedeschi sono migliori degli altri tedeschi, no? Quindi, perché lì il confronto lo fai bene, e a livello sportivo avviene il disastro maggiore, perché viene fuori la scuola dello sport di Berlino, dove bambini e bambine molto piccoli, se dotati fisicamente, venivano proprio prelevati alle famiglie e da lì dovevano diventare sportivi di altissimo livello, no? Uno degli ultimi esempi è un ciclista, Jan Ullrich, che ha vinto due o tre Tour de France. Ullrich era uno di 85 kg quando stava bene, ora ovviamente ha smesso di fare sport, quindi non era uno scalatore e vinceva sulle montagne nel Tour de France. Ullrich, quando è finita la stagione dell'Unione Sovietica ed è diventato tedesco, ha cominciato a fare tutte quelle cose che nella vita non potevi mai fare, quindi a mangiare la cioccolata, cose ingrassava. Nonostante questo, gli allenamenti e l'organizzazione mentale che gli avevano dato gli ha consentito lo stesso di vincere. Lui era uno che 2 mesi prima del Tour de France era 20 kg sovrappeso, perdeva 20 kg e arrivava in forma al Tour de France e lo vinceva, no? Per dire. Poi, oltre a questo, c'è il doping, la droga, il lavoro ormonale, ma c'era anche un grande sistema di allenamento e prevalentemente si fa sulle donne. Perché si è capito questo, che se le donne fanno determinate cure per rinforzare la propria fisicità e per diventare dei semimaschi, no? Siccome i maschi per ora le prestazioni sportive sono più forti, le loro prestazioni sportive saranno più forti, quindi nel nuoto, nell'atletica leggera, tutte le medaglie erano della DDR. Voi guardavate i medaglieri olimpici, prima o URSS o USA, seconda o URSS o USA, terza DDR. E a volte addirittura seconda eccetera. Quindi c'è proprio un investimento enorme, perché questa è la dimostrazione della forza. Ovviamente negli sport, che sono gli sport più tradizionali, più diffusi, più popolari, la Germania Ovest, essendo più grande, aveva risultati migliori. E il caso eclatante è proprio quello del calcio, dove la Germania Ovest, quando è divisa, vince 2 mondiali, nel 54 e nel 74, l'europeo del 72, però c'è la famosa partita di Amburgo del 74, io ho anche la maglietta del minuto 78, il blog fatto da Alessandro Colombini, dove c'è il gol di Sparwasser che dà ai comunisti una gioia enorme, perché erano finite insieme, ovviamente le amichevoli non avrebbero mai giocate, ma erano finite nello stesso girone mondiale di DDR e RFT. La Repubblica Federale Tedesca, che poi vinse il mondiale, perse questa partita del girone che non serviva a nulla, ma fu un dramma nella Germania Ovest. E Sparwasser divenne idolo del mondo comunista. 2 anni dopo
vedete il calcio è importante, la finale dell'Europeo, la Germania, che in quel momento è la nazione più forte del mondo, arriva in finale con la Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia era considerata una cenerentola del calcio europeo. La Cecoslovacchia riesce ad arrivare in finale, portare la RFT ai rigori, e a rigore Panenka calcia il primo rigore della storia del calcio con il cucchiaio, cioè rigore decisivo. Con quella Cecoslovacchia, vedete che il comunismo è raffinato, cioè che ha vinto con la bordata, no? Rigore della paura, no? Con Sepp Maier, più forte portiere del mondo, si vede scavalcare da questo pallonetto di Panenka, e anche lì alle sorgenti ci fu l'esplosione totale delle bandiere comuniste, eccetera. Quindi lo sport, eccetera. Però la DDR veramente diventa un laboratorio, e queste donne erano diventate così forti nello sport perché facevano cure ormonali che fanno malissimo al fisico. Quindi Cornelia Ender disse: io non mi ricordo più di aver avuto il ciclo. Lo stesso Marita Koch, diventavano dei bestioni enormi. Martina Navratilova, tennista cecoslovacca, che poi è diventata cittadina americana, però anche lei era nata nelle scuole dello sport dell'est europeo, nel tennis femminile dominava come voleva, perché comunque aveva una fisicità tipicamente maschile. Vediamo la situazione della Guerra Fredda negli anni 50, dopo la crisi del muro di Berlino, la nascita della NATO e poi più tardi la nascita del patto di Varsavia. Intanto in America cos'è successo? Dopo Roosevelt è diventato presidente Truman. Truman non prosegue la linea politica di Roosevelt e farà prima il piano Marshall, poi farà la spallata all'indietro all'Unione Sovietica, una dottrina prima del contenimento, cioè l'Unione Sovietica deve essere contenuta all'interno della propria sfera di influenza, non può venire avanti. Poi con McNamara, segretario di Stato, si dice bisogna spingerla all'indietro, no? Si diffonde negli anni 50 il McCarthyismo, non più con Truman, perché nel 52 le elezioni non vengono vinte dai democratici, ma vengono vinte dai repubblicani con Eisenhower, colui che ha sconfitto i tedeschi nello sbarco in Normandia. Eisenhower sarà presidente dal 52 al 60 e si ritroverà ad affrontare il fenomeno del McCarthyismo. McCarthy è un senatore americano ferocemente anticomunista, e il suo anticomunismo si esplica anche nel vedere mostri da tutte le parti. Lui vede i comunisti che stanno primeggiando in tutti gli Stati Uniti, culturalmente non era vero nulla, e crea questa campagna invitando Eisenhower ad essere più repressivo.